Ehi la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. In realtà, oltre a quel gruppetto di banditi di cui ci siamo occupati nello scorso video, ho anche liberato questo accampamento e quest'altro che erano qui vicini. Alcuni non si vedevano in precedenza, ma comunque ho detto già che ci sono, per l'achievement andiamo che a farli. Ci basterà il tempo per arrivare fin là. Non è più well rested, ok. Ma, ok, non hanno fame o problemi, ok. Allora, ha detto che avremo bisogno di combattere qua probabilmente, per cui prendiamo il nostro solito gruppet e vediamo un attimo di risolvere qualcosa. Dobbiamo trovare questa medicina per la sorella di Nefi, assolutamente. Allora, qua ci sono delle erbe e non è niente male come cosa. C'è altro qua nei dintorni? Attenti, questo dovrebbe essere il loro accampamento. Siamo qui soltanto per me, non voglio mettervi tutti a rischio. Cercherò di entrare di soppiatto senza allertare nessuno e cercare la cura. Se sono abbastanza attenta, riusciamo ad evitare un combattimento. Ho paura però per lei, eh. Proviamoci però. Ah, cioè guido solo lei adesso? Ah, ok, devo evitare di essere sgamata. Aia, niente. Cavolo, 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 12 sono tantissimi. C'è una strage qua, perché non ho fatto uno save scam qua? Porca pupazza. Rischiamo davvero tantissimo di perdere Nefia qua. Dai, era quasi uscita. Tu puoi... Sì. Allora, Gunnar, vai un attimo qui. E questo lo flanchiamo e ce ne occupiamo in un altro modo. Bella però sta cosa qua di gameplay un po' diverso, insomma. Aia. Ah, fa demoralizzo, ok. Non ci spara una freccia in faccia perché qua... tutti che demoralizzano. Adesso ci sparano le frecce dopo che siamo demoralizzati, va a vedere. Ah, qua se ne perdiamo anche solo uno, rischiamo guai seri. Eccola, la perdiamo. No, non ancora? Quanti mancano dei loro che devono agire?
Ah, I'm capito, sorry. niente, mi I sa che è can't go andata. on. Abbiamo perso, mi sa che abbiamo perso. Cosa cavolo possiamo fare qua con tutti questi scudati qua? Allora. Intanto tu, visto che... Ah, però lui... qualcosa d'opportunità. Facciamo così, stunnalo se riesci. Ok. Buono, Roskva. Rimetti in sesto. Thank you. Asleifr. Asleifr, dagli una bella sventolata in faccia. Ok, e Ketil, tiralo giù per piacere. Ma no, dai! Già stiamo perdendo fortissimo. Che caspita stiamo facendo? Facciamo hook and slash. Dai, adesso ne perdiamo un altro, adesso perdiamo Gunnar. Di fuoco, è andata? È andata, rega, è andata. Don't fear death. Scusate, metto in pausa e riprendo dopo il save scam, perché ormai è fatta, è andata. Ci rivediamo. Allora, rieccoci qua. Facciamo di nuovo il discorso questo giro facendo più attenzione. Allora. Ok, fatto. No, non possiamo salvare l'El. Volevo vedere se si riesce a prendere qualcos'altro qua in giro senza rischiare la morte. C'è tipo un Cairn, non lo so. Made it, ci ho fatto. Ok, andiamo a schierare appena possibile. Però... Spero di non essermi perso un... vabbè. Non voglio rischiare un combattimento adesso così a caso, giusto per il completismo, direi. L'unica cosa che volevo vedere è... abbiamo tanti punti da spendere? Abbastanza. Abbastanza. Metto in pausa un attimo, allora quando saremo poi fuori e fissiamo questa roba qua. Direi così almeno... Ma no, vabbè, lo faccio poi in un altro momento, quando finiamo il video. Adesso andiamo giù a Scarborough e poi... Ah, però con Scarborough possiamo partire con la nave? Sì, direi. Ma cosa c'è più vicino? Tornare a Perth? Un giorno e un'ora? O andare a Scarborough? Tra l'altro a Scarborough abbiamo delle robe interessanti a fare vicino, o no? No, è tutto tranquillo. Un giorno e 14 ore. So che torniamo aperto allora. Allora, sono tutti affamati.
Prendiamoci qua. Ah, si è malata. Probabilmente perché abbiamo continuato nonostante fosse stanca, morta. Allora conviene che ci fermiamo qua, sta accampamento. Prendiamo le cose aperte e la barca aperta e andiamo giù sotto Scarborough. Mi metto in pausa di nuovo. Ok, rieccoci. Abbiamo dormito qua. Adesso siamo pronti per partire. Ma tra l'altro abbiamo qualcosa nella homestead che sta in corso. Sì, 5 giorni. Allora, aperto. Sì, beh, è indifferente chi prendiamo, pertanto dobbiamo solo prendere la nave e andarcene. Dai. Ci siamo? Accendo una luce qua che... Si fa buio. Le giornate sono corte, allora... Could live in a place like this. There's a sense of safety here. I think it would be a good place to raise children. A good place to raise children, ok. Raife. Mi hanno detto che non si può fare la romance con Raife. Purtroppo. Sarebbe stata una ragazza in gamba. Qui è anche figlia del principe dei Pitti, per cui... Cioè, una principessa dei Pitti. Era un buon partito. Allora, no, dobbiamo andare a Skierne. Prima di Scarborough. Perché dovevamo andare a Scarborough poi? Scusatemi. Ma questo è Skierne. Ah, sì, per il coso della tipella, là. Non c'ho che andarci subito. So io perché. Non vorrei che si triggerasse qualcosa con Nefia una volta conclusa la storia e poi si incasina il discorso se facciamo i baldi giovani con la tizia di York là. Tanto non abbiamo troppo fretta per ora, no? Abbiamo tutto abbastanza tranquillo. Siamo buona prosperità. Con i Pitti abbiamo quasi concluso. Vorrei solo fare il discorso in Northumbria, ma guarda come si è glitchando dentro. Allora. Ah, questo è il nostro mini accampamento. Dove dobbiamo andare per... No, aspetta, prima di... quest. Lady Favors. Dov'è? Qua? Questo ragazzuolo. Dove siamo? Qua. Anche la prima volta eravamo approdati così a destra. Sì, mi sa di sì. Ricordate il primo giorno in cui siamo arrivati qua? Era tanto tempo fa ormai. Sembra una vita. Non ci siamo più passati alla fine. Allora, è seduto vicino al bordo della collina. Sta provando a fare una a comporre una poesia. Scusate l'interruzione, devo parlarti. Scusa l'interruzione, devo parlarti. Suppongo che le muse ti abbiano mandato per porre fine ai miei crimini contro l'altare della poesia. Beh, non c'è un miglior tempo, momento per interrompermi, perché sono completamente bloccato. Ti riconosco, siete quelli che avete ucciso quei banditi. Hai conosciuto in passato una donna chiamata Kire? Oh. La giovane ragazza di Oporwick, benedetta con sogni bellissimi, ma maledetta per vivere in un mondo così brutto. Me la ricordo molto caramente, sono stato stregato dalla sua bellezza. Mi sono innamorato con la sua immaginazione. Però non penso che venga nulla di buono a ricordare... Cioè, a negare nel passato. Mi ha chiesto di restituirle il suo anello. Il suo anello fatato. Era un regalo molto caro. E
L'ho tenuto con me fin tanto che l'ha chiesto la mia coscienza, ma alla fine l'ho venduto la scorsa estate a un mercante passato. Oddio. Non ti credo. Vorrei, non ti credo. Dimmi, dammi. No, beh. Kira non sarà soddisfatta. Non invidio il tuo ruolo in questo. Ho sempre avuto un umore delicato. Non prendere brutte notizie facilmente, mi spiace. Le dirò cosa hai fatto, poi vedremo. Aspetto il giudizio di Clafdia. Quindi dobbiamo tornare. Dobbiamo andare a Eufor Week, sbrogliarci sta storia e poi andare a Skjern, direi, a sto punto. Ce la facciamo prima che finisca il video? Speriamo. Beh, taglio qua, che tanto questi camminano. Ok, dopo un piccolo tratto di nave siamo giunti qui. Allora, sì. Tanto bene, adesso a parlare con la tipella dei suoi regali. Speriamo che vada tutto. Non mi fido molto di sta tipella là, perché ho paura che sia tipo qualcosa di soprannaturale. Non lo so, c'erano delle situazioni soprannaturali in Conquistador, se ricordate, The se avete steeples of seguito that la. temple speak to me. They whisper, here lie great riches. Take us if you dare. Ha! Ok. Allora andiamo da Kire qua. Ma tanto qua avevamo anche quei tizi da picchiare con violenza fuori dalla fattoria. Ma ce ne occuperemo magari in un altro episodio. Mi sarebbe dispiaciuto comunque di concludere con il ritorno a Skjern per risolvere una volta per tutte questo discorso della cura. Ma mi sa che non sarà questo l'episodio in cui lo faremo. Eccoci. Oh, il mio misterioso straniero è tornato da me. È bello vederti ancora. Ti ho portato. Prendiamo le buone notizie. Ti ho portato il corno da Perth. Sei stato così coraggioso. Ho temuto quel bruto per così tanto. Penso che nessuno fosse capace di ritornarmi questo corno da lui. Riportarmi questo corno. Eppure eccolo qui. Sono così contento di aver riposto la mia fede in te, la mia fiducia in te. Ho delle brutte notizie, il poeta non ha più il tuo anello. No! Il mio anello fatato, il simbolo del mio amore, nelle mani di qualcun altro? Com'è successo? E l'ha venduto. Come ha osato vendere il mio anello, quel villano? Come lo hai punito? No, come lo punirai? Medio, questo qua? Ho già fatto, Lafdia. Il poeta è morto. Sì, ce l'ho fatto. Oh, mio caro poeta. Devi essere stato così tanto disperato per tradire il mio amore. Con la tua morte, la tua trasgressione è punita. È perdonata. Possa tu trovare pace nel futuro, nell'oltrevita. Hai confrontato i miei campioni e hai reclamato i pegni del mio amore. Sto lavorando su un nuovo pegno per te, infuso con tutti i poteri del mio amore e di devozione. Ora che tutti li hanno restituiti a me, posso finirlo. Intanto che aspetta, poi ti dispiace unirti a me per cena? Visto che mio marito è mancato, non ho nessuno per cui cucinare, mi manca compagnia. Dai, facciamo. Sarò onorato di accettare la tua ospitalità, sperando che non ci ammazzi, sperando che non ci ammazzi.
guarda in un modo che farebbe arrossire anche il guerriero più indurito. Poi fa una mezza piroetta sul punto dei piedi e ti apre la porta. Aia. Adesso è tipo Satana in persona. Com'è che è morto il marito, tra l'altro? Lasci l'equipaggiamento all'ingresso. Aia. E ti porta alla tavola da cena. Parlate di cose usuali mentre prepara da mangiare. Serve e si siede di fronte a te, ridendo e scherzando mentre entrambi mangiate. È un buon cibo, meglio di quello che hai mangiato in genere in queste terre. Kire di sicuro è una cuoca molto abile. Quando sei abbastanza pieno, siede accanto. No, si. Avvicina a te e ti fissa con uno sguardo interessato. Aia. Senti un colpo nel petto. La sua bellezza è davvero incomparabile. Non mi hai detto quasi nulla delle tue terre. Cosa vorresti sapere? Beh, chi sei in quella società? Sei una persona coraggiosa e un grande guerriero. Servi un grande re? Sono Thegn di Re Sigurd Hringr, che comanda sui rami di Jutland, Sealand e Geatland. Un re di tre reami? Deve essere davvero un uomo molto potente e deve essere davvero onorato di servirlo. E quelli che servono te, i guerrieri nella tua compagnia, siete vicini? Darebbero tutti la loro vita per me, non mi aspetto di meno. È facile capire come mai sono così leali a te. Hai una grande personalità. Naturalmente richiede rispetto. Poggia le tue mani sulle sue. Aia. L'ho saputo dalla prima volta che ti ho visto che eri qualcuno di speciale. Non so cosa sia questo, ma mi sembra meglio che non le altre due. Accarezza il retro della tua mano. Starai con me questa notte, allora. Mi darai il premio della tua compagnia? Cosa facciamo? Non posso neanche riprendersi tanto, il video è già terminato. Dai, proviamo. Ok, ti porta a letto. Devo censurare, devo pausare, succedono cose? Ok, questo non lo traduco, diciamo che è molto interessata, trascorrono la notte intensamente, diciamo. Ah, cosa gli è successo? Perché ha un'infezione? Oh, cavolo. Dai, sapevo non dovevo farlo. Porca miseria. Questa è stata davvero una notte importante. Lo è stato certamente. Se potessi tenerti qui per sempre, sarei tentata, ma
Uno non dovrebbe imprigionare un animale selvatico. E tu sei certamente selvatico. Tieni, questo è per te. Ah, il regalo che diceva prima. Ah, 5 punti. Yeah. Ok, il favore di Kira. Lascia che questo talismano ti ricordi per sempre di questa notte. Ah, Parilla 2. Devo aspettarmi che ci sia qualcun altro perché verrà a richiederlo tra qualche anno. Non posso evitarlo. Beogesund, mio misterioso straniero. Possa la guida fatata. Guidarti sul tuo percorso. Ok, abbiamo fatto bene comunque a non intavolare nulla di particolare prima di. Però questa infezione spero che sia una cosa che si cura e basta, che non sia un complotto narrativo che muoio malissimo perché ho fatto sta cavolata di andare a letto con una tizia a caso. E nulla, vabbè, io direi che per questo episodio può essere tutto, è durato anche fin troppo. E vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.